Your search for Hammond opens your eyes to an undiscovered country, huh? Wondering if paradise lies beyond the zone. Enclaves filled with happy people. The enclaves are empty. The best and brightest all destroyed themselves. They were only human. What else could they do? The restlessness and rage of the outside world slowly seeped into their hermetically sealed utopias. And soon they were all at war. They all killed each other. For what? Why would they do such a thing? I don't know. Maybe they were bored. There is no paradise beyond the zone. Don't go looking for it. Your home is here. Ok, anziano. Bentornati ragazzi, io sono Leo e ritornando qui all'arca dobbiamo migliorare il nostro equipaggiamento. Le armi silenziate fanno pochi danni, quindi io proverei a potenziare queste per prime. L'unica cosa è che Farrow non ha un'arma silenziata. La dovremmo levare a Selma. Questo è meglio. Eh sì, infatti gli metto questo. Bormin deve bloccare i nemici. Perché alla fine incendiarli sì, ok, ma Bormin fa male. Cioè, il fuoco è utile quando i nemici devono subire più turni. Non so in che senso però bloccherà i nemici. Abbiamo soltanto 87 componenti armi, quindi possiamo potenziare una sola arma. E ci tocca scegliere bene. Nella pistola, quella silenziata di Bormin, non c'è il modulo. Quindi lo potremmo mettere, però prima lo voglio mettere a Farrow. Quindi l'arma di Farrow è questa, però la posso potenziare e portarla a livello 2. Ok, ora posso mettere all'arma di Bormin una dei due. E forse qui ci fa comodo la probabilità di incendiare i nemici. In quei due turni in cui il silenziatore ci servirà, faremo dei bei danni. Ah, the brave stalkers return. Alive. That's surprising. Allora, qui compro almeno... Dai. 4 kit medici me li porto. Ok, allora non stiamo messi male. L'unico problema è che Selma ha una pistola silenziata che dobbiamo rimuovere da qui per darla a Farrow. Ragazzi, questo cappellino che avevamo dato a Selma è perfetto per Farrow. Ok, adesso Farrow ha la pistola, quindi ha un'arma silenziata anche lei. Allora, dovremmo andare per forza ad Ammon, perché qui sopra c'è il covo del diavolo cornuto, che già il nome dice tutto. È livello 45, noi siamo livello 39, quindi non dovrebbero crearci tanti problemi, però... Prima, raga, salviamo Ammon, che ci sta aspettata una vita. Rieccoci qua. Allora, vedo diversi pallini. Pallini verdi. Allora, c'è la zona della missione principale davanti e un'altra zona di qua. Get this through your heads. The sacred mushrooms are not to be eaten. They can be used only for holy ritual. So I ate a mushroom. So what? Brain Boy's not gonna find me. My skull's too thick. I told you to split it with me. Tell me what happened. Did you see the ancients? Hell no. I saw some purple. And the purple laughed at me. So I started laughing. And then I took a piss. That felt real good. So what's the big deal? Sacred mushrooms. Psh. Stupid Nova Sect. Phonies. Facendo l'attacco adesso? Dovremmo affrontare tutti e tre mentre parlano dei funghi. Questi sono matti. Oh, ma qua è pieno. Eccolo il fratello. Allora, il problema è uno.
Se attacchiamo. Aspetta, aspetta. Dice il Pyrogul che se ne sta andando da solo da qualche parte. Quindi è l'occasione migliore per attaccarlo. Sì, ha voglia. Il Pyrogul leviamolo che è fastidioso. Perfetto, il Pyrogul l'abbiamo fatto fuori. Adesso ci rimane un cacciatore e un carro armato. Chi sei? È un medbot. Conviene romperlo subito questo. Anche lui è andato. Quindi dicevo, per fare un lavoretto pulito, con meno casino possibile. Raga, è pieno, perché me ne segna due qua, e sono carro armato e cacciatore. Loro tre, che non sono forti, perché c'è anche il macellaio che lo uccidiamo subito. Però qui davanti ce ne sono altri. A me va bene tutto, ma qua si mette male. Dovremmo ripulire tantissime zone. Più che ripulire dovremmo diventare veramente forti. Siamo messi già bene, ma dobbiamo essere capaci di affrontarne tantissimi. Looks like they found the perfect fertilizer for these mushrooms. Dead bodies. Whoever here steals mushrooms will be punished severely. Proprio funghi, funghi che a quanto pare crescono nei cadaveri. You have one job. Watch the robot. Where's the robot? I told you. I turned around and... Where's the robot? You want to get me into trouble, do you hear? Find the robot! Allora, il robot è morto perché l'abbiamo ucciso. Qui ragazzi sta lo sciamano. Questo dannato sciamano se per caso chiama rinforzi, abbiamo finito, abbiamo perso sicuro. Però lui sta entrando, entra, entra. Che ti uccidiamo qua dentro. Vieni, vieni qua, stronzo. Sorry about that. Not too shabby. E anche lo sciamano è andato. E siamo pure saliti di livello. Bello, bello. Abbiamo nuovi oggetti in vendita. Qua ragazzi, un'altra volta, cacciatore e carro armato. La storia si ripete, quindi siamo un po' in crisi. Leggermente un po'. Intanto mi ripulisco tutta la zona per quello che posso. Comunque, ragazzi, questa storia dei funghi non mi piace per niente. Secondo me questa malattia che ha colpito tutti, la peste rossa, è stata ideata da qualcuno. Non sta I da want to solo. party, man! I don't want to work for the Noah sect! Why are we doing this? Watch what you say! The ancients are watching us, you plank! So shut up and get back to work! Ok, questo lo uccidiamo da solo, senza allertare nessuno. Stessa cosa per quell'altro. Non me l'aspettavo un attacco del genere. L'abbiamo rotto, porello. Rotto, rotto. Intanto siamo saliti al 41. Vola, Borbi. This is more grub than the ghouls could ever eat. What's going on here? How many times have I told you that the mushrooms are sacred tools for my mind, not yours? My mind is good mind, thick mind. Your mind is nothing. We need to get as much food as possible into the sanctum before the cleansing of the ark. Now get to work. My mind, nothing. Nothing my mind be. Nothing my mind be. You brain dead simpleton, just leave. Go on patrol. Questa purificazione dell'arca, che significa? Che cosa vogliono fare? E anche qui attaccherei prima carro armato e poi il cacciatore della setta. Allora, non lo posso placcare. Non lo posso placcare perché giustamente è più grande di noi, non cadrà mai. Lui lo potrei placcare. Però se lo placco, perdo un turno. Oddio, aspetta, perché noi potremmo placcare uno e cercare di uccidere l'altro. Sì, potrebbe convenire, lo sapete, raga? Sì.
Buono, ha preso anche fuoco, bravissima Farro. Io la amo. Se facciamo spaccacranio, gli facciamo parecchio male. Infatti io ci proverei. No! Aspetta, però ancora non ci ha visto. Forse se non ci vede è bene. Loro non ci hanno sentito. Lui sì. Uccidiamo carro armato. Farro la facciamo avvicinare. La mettiamo... sì, la mettiamo qui. E... dagli fuoco. Bravissima Farro. Ah, sale su il balordo. Bormin. Lo metterei in Overwatch. My children, tear these devils apart. Vai, vieni da noi, vieni da noi. Bravissimo. The bird, no. As good as dead. Ok, adesso li ha allarmati, però prima che arrivano da noi penso che ci metteranno un po', no? Guarda quello, a do è riuscito a prenderci. Allora. Ma quello ancora non è morto, dai, devi morire, oh. Madò, bravissimo Bormin. Meno male che mi sono messo in fuoco di copertura. Non c'ho l'impeto suino. Bruttone. Ok, ok. No, 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 va bene Farro. Bravissimo Bormin, lo sapevo. Bravissimo. Allora, la loro posizione è un po' più sicura. Nascondetevi mo. Ottimo. Tu ti avvicinerai. Hai provato a placcarci. Hai sbattuto al muro barra Bormin. Ah, ottimo. Adesso Bormin può colpire praticamente chiunque. Se n'è andato così, questo c'ha paura. I'm the hero, you're the zero. Yes! That had to hurt. Sweet, you wasted him. Perfetto, allora tu stronzone, che vorresti fargli? Oh. No, non posso sparare perché non c'ho il colpo. Vabbè, gli sparo con la balestra al bastardo. Vieni qua. Yeah, I did that. Yeah. Think about that, ti vediamo huh? A prendere a casa. Muori. Give up now and I'll go easy on ya. Qui sopra abbiamo un po' di rottami. Non c'è altro. Qui sotto un po' di roba c'è. Una molotov. Allora dovremmo trovare delle bombe a mano. Oh, l'ho chiesta. Wonder why these ghouls are hoarding all this food. They're getting too lazy to scavenge. Let them fill up their bellies. They get fat. They get slow. When ghouls are hungry, that's when they're dangerous. The ghouls can't eat all that food. Maybe they're preparing for something. A disaster, maybe. Infatti, ragazzi, sembra quasi che la setta stia tramando qualcosa. E che voglia riposarsi tanto cibo per nascondersi da qualche parte. Intanto abbiamo trovato una cassa. Let's see what's inside. Madonna che sei bello. Qui mi sembra tutto quanto pulito. E possiamo andare avanti. Oh, oh. È una bestia quel mirino. Una vera bestia. E qui c'è altra roba. It frustrates me. Once compliant subjects have now become very intemperate and aggressive. Within the group, a sub-faction has developed, with Plutonia as the leader. Our hardships in the zone have convinced Plutonia that the world needs to be reset. These radical notions worry me. We are very close to the facility. Once we are safe, I'm confident that Plutonia and the others will become more manageable.
Plutonia. Allora, questo qui abbiamo già trovato biglietti del genere. È un dottore che stava facendo degli esperimenti, forse proprio sugli animali, quindi il problema potrebbe essere questa Plutonia, che forse gli ha dato problemi durante la sperimentazione. Lancia dei cieli. We're getting close to Hammond. If this is bad guy central, where's all the ghouls? Ghoul or no ghoul, I'm not letting my guard down. Eh sì, raga, dobbiamo stare attenti, anche se dalla striscetta dei pericoli lì sopra non noto nulla di strano. Però non c'è proprio nulla nulla qui. Bisogna fare attenzione. Io non vorrei che da un momento all'altro ci sbuca fuori uno di quei robot giganti. Perché se la zona è vuota, o qualcuno ha ucciso gli altri, o si stanno preparando tutti a uccidere noi. E vedere già questo a me non mi rincuora per nulla. Bene, ragazzi, bene, prepariamoci al peggio. Che cosa? Che co? Quello corre! Mimir Z200, 30 punti salvo. Ma stai fuori! Non lo posso neanche placcare. Ok, ce ne sono due. Allora, se faccio l'impeto suino non cambia nulla. Allora, io potrei anche lanciare una granata di queste qui EMP per stordirlo e fargli perdere qualche turno. Dato che io sono stato bravo e le EMP le ho usate pochissimo, teoricamente siamo pieni. Beh, pieni no, però dai, ne abbiamo un'altra di scorta. I veri bestioni sono altri, purtroppo, che ancora fortunatamente non abbiamo mai affrontato. Dentro cosa c'è per noi? Nulla? Listen to me. Why did all the Novasek leave here? Where did they go? What is more important than here? Who cares? Leave questions to the big brains. We are safe. We should party a little. But we're not safe. I hear rumors of stalkers from the Ark. They come for us. They cannot be stopped. Shut up! No stalkers are coming. We are safe. Sì, siete al sicuro. Che cos'è questa cosa qui giù? Ragazzi, sta fa sempre più strano qua. Tocca starci attenti. I'm the hero, you're the zero. Kablo! Bingo! Ok, stiamo ufficialmente al 45. Bye bye. You finally figured out how to use that thing? Allora, raga, qua c'è sta tanta tanta gente qua dentro, ma è proprio pieno pieno pieno. Quindi, prima di fare altre stronzate, io tornerei indietro e ucciderei gli altri due. Madonna! Ha fatto 6 danni! Allora, siamo al 46, quindi abbiamo fatto bene a ucciderli. Qui è tutto pulito adesso, però davanti ce ne abbiamo, non lo so, 6, 7? E non so se ci sono altri robot, quindi il problema è proprio questo. Regroup. Io sinceramente, raga, ci stiamo avvicinando a Ammon e nel prossimo video sono abbastanza sicuro che riusciremo a trovarlo, perché anche da quello che dice la mappa, noi siamo qui. Una volta superati i prossimi nemici, potremmo andare effettivamente a salvare Ammon. Ammon che teoricamente potrebbe aiutarci con questi robot. Perché, raga, se ci capita un bestione del genere, che gli facciamo? Vabbè che Bormin è grande, ma fine. Io ho trovato più componenti possibili, ho esplorato il più possibile. Certo, è vero, noi adesso stiamo qui e abbiamo altre zone ancora da ripulire, perché di qua non ci siamo andati e magari potremmo salire di livello. Di qua stessa cosa. Qua sopra anche. Al covo del diavolo. Troveremo di sicuro dei nemici da affrontare, insomma, qualcosa da ripulire.
Però ancora non ci siamo andati, ma prima pensiamo a Amon. E poi ripuliremo tutto il resto. Io ragazzi, non sapendo cos'è quella cosa lì davanti, vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao ciao ragazzuoli.